In questa puntata ci occuperemo del dramma di Vincenzo Guerini, l'ex centrocampista viola che nel 75, a soli 22 anni, fu costretto a chiudere la sua carriera a causa di un gravissimo incidente automobilistico. Ma parleremo anche della grande amicizia che ha legato Guerini, Roggi e Antognoni. Li abbiamo riuniti insieme. Guerini, lei arriva a Firenze nel 73-74 diventando subito uno dei punti fissi del centrocampo. 22 partite disputate in una Fiorentina che puntava prevalentemente sui giovani. Sì, sì, è vero, sono stato fortunato perché sono entrato in un gruppo di giovani, un gruppo di ragazzi che con tantissime prospettive. La fortuna anche di aver avuto pronti via un allenatore che credeva molto nei giovani, però anche avevamo 4 o 5 anziani niente male, tra virgolette, gente come Superchi, Brizzi, come Merlo, come De Sisti, cioè erano giocatori bravissimi ma anche delle bravissime persone che ti aiutavano sicuramente ad inserirti e per me è stato relativamente facile. Eravamo senza presunzione credo una squadra molto ben assortita fra gente esperta e giovani sicuramente di qualità. Giancarlo, raccontaci la tua amicizia con Roggi e Guerini. Ma diciamo che ero l'amante di tutte e due perché ho iniziato con Moreno nel lontano 72 e poi dopo, al momento in cui Moreno si è sposato, sono andato a vivere con Vincenzo Guerini e quindi diciamo un'esperienza sicuramente positiva sotto tutti gli aspetti, più che altro per l'amicizia che ci legava. Io tra l'altro, diciamo, dei tre ero quello un po' più timido e quindi avevo bisogno di persone più brillanti in quel periodo. E con Moreno e Vincenzo mi hanno migliorato sotto quell'aspetto. È vero che Roggi e Guerini volevano soffiarti qualche ragazza? questa è una diceria, però insomma adesso forse è meglio chiederla loro. Però in quel periodo devo dire che insomma le donne, le ragazze c'erano, via, non è che non c'era, ce n'era per tutti, quindi non solo per me in quel momento, visto che era in auge, ma un po' per tutti, e quindi era una bella lotta. Le donne cercavano tutte Giancarlo, però siccome ce n'era troppe, qualcuna rimaneva anche a noi. Sì, le più brutte rimanevano. Le riserve, le riserve. Esatto, le riserve rimanevano a noi, dobbiamo dire anche Moreno. Senza essere tutti e due era bello, no, biondo, sì, con gli occhi azzurri, i capelli lunghi, biondo, è chiaro che lui ci rimaneva sempre. Esatto, poi però... se gli mancava era la patente, esatto. Più che la portarla in giro. Un'amicizia fraterna comunque. Sì, diciamo, è nata così e proseguita fino ad oggi, quindi vuol dire che insieme abbiamo costruito qualcosa di positivo. Devo dire che noi ci conoscevamo da prima, perché già quando lui giocava a Asti, io a Empoli e a dir la verità anche Vincenzo a Brescia, ci incontravamo nelle varie rappresentative, a cominciare dall'Under 15, Under 16, fino a fare la Nazionale Juniores, nella quale ci facemmo un campionato europeo a Barcellona ed eravamo già insieme. Quindi quando noi ci siamo visti nel 72, io e Giancarlo, e poi nel 73 ci ha raggiunto anche Vincenzo, già ci conoscevamo e già c'era feeling tra di noi, quindi non è stato difficile poi ricomporre questo feeling e diventare un trio indistruttibile, quasi indistruttibile, perché ognuno con i propri guai. Nel 75-76 Mazzone pensava di fondare la Fiorentina su Roggi, Guerini e Antognoni. Il 24 novembre del 75, in un incidente automobilistico, si chiuse praticamente la sua carriera. Insieme a caso stava tornando da Ascoli, dove si doveva disputare una partita dell'Under 23 che poi saltò a causa della neve, e nei pressi di Calenzano, di ritorno da Ascoli, fu sbalzato fuori dalla sua Porsche. Quale fu la dinamica dell'incidente? Ma la dinamica fu che eravamo a pochissimi chilometri dall'uscita dal casello, Caso dormiva, io l'ho chiamato per svegliarlo perché eravamo arrivati a Firenze e dovevamo arrivare allo stadio in tempo per fare allenamento, e io lì ho perso un attimino
il controllo della macchina e sono uscito di strada, non sono più stato capace a controllarla e sono uscito dalla macchina, ho fatto un sacco di metri fuori, mi ricordo perfettamente tutto come fosse successo ieri, quello che è successo allora e mi è andata molto bene, insomma sono contento perché almeno ero contento perché caso tutto sommato non si era fatto niente o quasi niente, perché altrimenti la responsabilità sarebbe stata sicuramente pesante. È stato un impatto tremendo, col tempo poi è chiaro che è stato pesante sul piano fisico, perché poi è un incidente che mi sono portato avanti, me lo porto avanti tuttora e mi ha segnato sul piano fisico, però non mi sono mai lamentato perché mi è andata bene, considerando la dinamica che ho fatto 80-100 metri fuori dalla macchina, rotolando sull'autostrada, passando sul guardrail, passando davanti a un camion di rimorchio, mi è andata molto bene. In quel momento in autostrada c'era molto traffico? No, era trafficata anche allora, non come adesso, ma anche allora era trafficata, tanto è vero che mentre volavo fuori dall'autostrada io ero consapevole dove ero, pensavo anche proprio di adesso, dentro di me ho pensato di morire in quel momento. Io lo ricordo bene perché eravamo allo stadio e facevamo allenamento insieme a Mario Mazzone. Arrivò una telefonata, Mario Mazzone andò a rispondere e lui ci disse che quando ritornò ci disse che era successo un incidente a Vincenzo e a Mimmo e cioè, rimanemmo sconvolti perché ci fece comprendere subito che era una cosa grave, quindi si smise di allenarci, andammo a fare la doccia subito. Siamo andati in ospedale, niente, abbiamo verificato un po' quello che era successo perché anche noi ci ha preso un po' di sorpresa, però al momento in cui l'abbiamo visto ci siamo rincuorati perché per quello che ci hanno raccontato in effetti sembrava più grave del previsto. Noi pensavamo più all'amico che al giocatore in quel momento e quindi già rivederlo per noi era importante. Poi dopo le conseguenze purtroppo negative si sono verificate per il calciatore, ma non per la persona, fortunatamente poi diciamo è andata quasi bene, se vogliamo essere abbastanza realisti. Vincenzo si seguiva sempre da vicino, però insomma timori ce n'erano sicuramente, più che altro per il calciatore. Però conoscendo Vincenzo, che caratterialmente era molto forte, credo che abbia reagito nel modo migliore. Per lei iniziò un vero calvario, tante operazioni a Firenze e anche a Vienna. Sì, no, diciamo tre a Firenze ne ho fatte e due a Vienna, sì, perché avevo avuto un problema anche a un nervo, perché non riuscivo più a muovere la caviglia. Ma era stato un tentativo disperato, allora io ho avuto la fortuna di avere la Fiorentina che mi ha messo a disposizione i migliori medici che ci potevano essere in quel periodo. Poi l'operazione a Vienna con un professore che era un luminare a livello mondiale del trapianto di nervi, dunque meglio di così la Fiorentina non mi poteva curare. Però stiamo parlando di 30 anni fa, le tecniche e la chirurgia non aveva raggiunto quello che ha raggiunto al giorno d'oggi, dunque dove ho potuto arrivare sono arrivato, però dopo un anno e mezzo di operazioni, ospedali, girato un po' dappertutto, ho dovuto arrendermi. Il mio problema è stata la rottura del nervo della gamba destra, del popliteo esterno, che mi ha praticamente mi impediva di muovere la caviglia, era come morta, diciamo. Allora ho dovuto farmi un trapianto, primo, che è stata la cosa più grave per la ripresa, e poi praticamente lo spappolamento del polpaccio. Si sa che ancora oggi il muscolo non ricresce più, dunque mi è completamente sparito il polpaccio dalla gamba destra e per un calciatore non era una cosa esattamente semplice. Però insomma, diciamo quel periodo lì, poi dopo io è vero sono sfortunato, però Moreno lo è stato altrettanto, poco tempo dopo ha smesso pure lui e poi anche Antonio, cioè, diciamo che ha fatto una carriera strepitosa, però non è che può dire che è stato fortunatissimo, perché lui ha avuto, credo, tre infortuni, uno più grave dell'altro, anche se calcisticamente è riuscito comunque a fare una carriera strepitosa, però se l'è guadagnata, insomma, sul campo, tutti gli elogi che gli hanno fatto, perché non è che siamo stati tutti e tre, poi ci aggiungerei pure Desolati, che anche lui, tibia e perone, insomma, sto ragazzo che aveva fatto Favilla all'esordio, insomma,
era una Fiorentina, scusa se ho fatto questa digressione, ma era una Fiorentina sicuramente con prospettive importanti, però certamente non è stata baciata dalla fortuna. Rischiò anche di perdere la gamba? Sì, sì. Io rischiai di perdere la gamba perché me lo dissero dopo. Io stetti 20 giorni con la febbre a 40 e tutti i giorni mi portavano in sala operatoria a tagliarmi via un po' di polpaccio perché faceva cancrena. E dopo 20 giorni la febbre mi passò di colpo e il professore che mi aveva operato, il dottor Castelli, mi ricordo, mi confessò che da un momento all'altro avrebbero potuto prendere e amputarmela perché se non si fermava la cancrena. Dunque puoi immaginarti come ero contento, capito? Al di là di tutto ero contentissimo, mi sono salvato la gamba. Dentro di sé sentiva di poter tornare a giocare, c'era qualcuno che le aveva dato delle speranze concrete? Diciamo che nessuno si sbilanciava, però chi mi conosce sa che ero un testardo, cioè io dentro di me una piccola speranza la volevo coltivare, forse era solo un'illusione, però caratterialmente non ho mai voluto mollare, volevo per non avere rimpianti un giorno, però quando ho deciso, mi ricordo che mi seguiva come un padre, il professor Baccani, però a un certo punto mi sono fermato, non sono più riuscito a migliorare oltre quel limite, ho dovuto arrendermi di fronte all'evidenza. In quei momenti chi le fu particolarmente vicino? Ma guarda, io sono stato fortunato perché ho avuto una marea d'affetto da parte naturalmente dei familiari, prima di tutto chiaramente, ma dai compagni di squadra, da Antonio, da Moreno, da Galdiolo, che eravamo già molto amici fuori, cioè prima dell'incidente siamo cresciuti, diciamo, abbiamo sognato insieme di diventare calciatori, dunque io non posso lamentarmi di niente perché veramente ho avuto un affetto da parte della tifoseria. Ti dico solo una cosa, che dopo anni che allenavo in Pisa, tornai qui a Firenze col Pisa e tutto lo stadio si alzò in piedi a applaudirmi, cioè io allenavo in Pisa che non è poi simpaticissimo a Firenze, cioè tutte le volte che io sono andato a Firenze, poi negli anni la gente mi ha sempre voluto bene. Francamente non riesco a capire neanche perché non è che io ho lasciato come calciatore un segno indelebile nella storia della Fiorentina. È vero che dopo quell'incidente la Fiorentina disse basta con le Porsche, basta con le auto di grossa cilindrata e decise che i giocatori sarebbero stati accompagnati in nazionale? Non lo so, cioè io di sicuro basta perché non, la mia non era più buona. Ma effettivamente eravamo un gruppo di ragazzotti un po' spensierati, un po' mattacchioni, perché eravamo tutti giovani, voi dovete puoi immaginare, insomma, ragazzi che avevano tutto, avevano anche una certa facilità e dunque ci eravamo un pochino lasciati andare. Quello che successe dopo, una cosa dopo il mio incidente sicuramente importante, fu che la federazione assicurò i calciatori che andavano in nazionale dal momento della partenza dalla propria squadra fino al ritorno, mentre prima del mio incidente eravamo assicurati solo i 90 minuti della partita. E poi la Fiorentina sicuramente un giro di vite l'avrà dato, io non è che stavo dietro molto quelle cose in quel momento, però forse, sai, io credo nel destino, cioè doveva succedere, è successo, insomma. Nel momento in cui seppe che non sarebbe più tornato a giocare, quale fu il primo pensiero? Dopo un anno e mezzo circa, che ormai tentavo di tutto per tutto per tornare a giocare, ho capito che non ce l'avrei più fatta. Ed è stato, non mi ricordo la data esatta, mi ricordo però il giorno, e sono stato per un certo periodo, per qualche mese non riuscivo più, io abitavo vicino, mi ricordo, vicino allo stadio, all'Africo abitavo, vicino, Viale Cialdini, e mi ricordo che per qualche mese non riuscivo più ad andare la domenica allo stadio a vedere i miei compagni, non riuscivo più ad andarci perché ogni volta che entravo nello stadio mi venivano le lacrime agli occhi. E mi ci è voluto del tempo, mi ci è voluto qualche mese, poi la Fiorentina mi ha dato l'opportunità di cominciare a fare l'allenatore del settore giovanile, allora da lì mi sono autoimposto di cambiare mentalità, cambiare per il mio stile di vita, ho dovuto cambiarlo completamente, ragionare in maniera diversa perché ho cominciato a fare allenatore giovane, avevo 24 anni e di conseguenza ho dovuto fare in fretta. E questo mi ha aiutato moltissimo, però per i primi mesi non riuscivo più a entrare allo stadio perché mi veniva da piangere. Poi non parliamo poi quando quelle poche volte che vedevo loro
ad allenarsi. Era una cosa tragica, perché non avevo ancora la testa dell'anziano, avevo 22 anni quando ho avuto l'incidente e 24 quando ho cominciato a fare allenatore. La squadra accusò il colpo relativo all'infortunio di Guerini, rischiò anche di essere risucchiata in zona retrocessione. Sì, quegli anni lì non furono anni facili da un punto di vista tecnico, prima di tutto perché era una squadra giovane, quindi essendo giovane alternava delle grandi prestazioni a delle prestazioni meno evidenti, cioè non aveva grande continuità. E in più poi si iniziò con Vincenzo una serie di infortuni che secondo me minarono moltissimo tecnicamente la squadra, che poteva diventare una grande squadra e aprire un ciclo dei 10 anni, dal 75 fino all'85 potevano essere 10 anni di potenziali vittorie. Oltre a noi c'è da dire anche che infortuni importanti che non gli hanno permesso di proseguire una carriera veramente grandiosa, anche di Isolati, anche della Martina si fece male a un ginocchio, mi ricordo. Quindi, a parte i nostri tre infortuni, di volta in volta c'è stato infortuni anche di altri che erano giovani e che componevano questa squadra. Senza infortuni sicuramente, non solo di noi tre ma anche degli altri che ho nominato, sicuramente sarebbe stato, come ho detto prima, un ciclo di 10 anni che non so dove sarebbe potuta arrivare la squadra, sicuramente sarebbe stato un decennio contraddistinto da vittorie. Devo dire che Moreno è esordito prima di me in nazionale, quindi questo vuol dire molto. Vincenzo è esordito a Genova, mi sembra, nella partita successiva alla mia, e quindi in quel periodo eravamo i giovani più interessanti, perché esordire a 20 anni in nazionale, averne tre della Fiorentina sicuramente era un grosso vantaggio per una squadra che si basava esclusivamente sui giovani. Poi c'era qualche giocatore più esperto con noi che ci dava una giusta mano. L'occasione questa mi si presenta, perché non mi si è mai presentata. Volevo comunque dire due parole, perché io ho giocato poco a calcio, soprattutto ho giocato poco nella Fiorentina, comunque tempo sufficiente perché mi è entrata nel cuore. Però quello che mi è entrato nel cuore sono l'amicizia che ho avuto e che ho conservo tuttora con i compagni di squadra di allora. Questo per me è stata una cosa importantissima nella mia vita, cioè amici come Antonioni, come Roggi, come Galdiolo, con i quali ci sentiamo, dico tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana, una volta in 15 giorni, ma anche se stiamo un anno senza sentirci è come ritrovarci dei fratelli. Ora siamo tutti belli maturi, meno capelli, qualcuno ce li ha tutti grigi, come Moreno, come anche Bell'Antonio, insomma, Galdiolo, però a ritrovarci, mi ricordo, ci siamo conosciuti nel 71, sono passati tanti anni, eppure ritrovarsi ancora con questa amicizia qui sono due cose che sono le cose più importanti per me. Oggi lo ritroviamo alla grande, sempre in forma, quindi vuol dire che il carattere che ha dimostrato in questi anni è forte. Già in campo lo dimostrava, anche perché doveva correre, lui dice deve correre per me, invece io correvo anche per conto mio, dai Vincenzo. No, per me correre per lui è sempre stata una grande soddisfazione. Adesso a parte gli scherzi, ma io sono contento di aver giocato al fianco di Antonioni calcisticamente, perché per me è stato un grandissimo giocatore, un fuori classe. Quando Antonioni è arrivato in finale, mi ricorderò sempre che non ha potuto fare la finale o comunque nell'82 in Spagna, lui non lo sa, ma io veramente ero di un dispiaciuto enormemente, perché lui arrivava sempre a Roma senza vedere il Papa, un giocatore come lui. Moreno, che poi ha smesso anche lui, ha patito le stesse sofferenze mie, perché dopo un po' si è smesso pure lui, dunque non giocava più anche lui così giovane, sa cosa ha voluto dire, però si è rifatto una carriera strepitosa, comunque sempre rimanendo nel calcio in altri ambiti. Sai cos'è? Che io so che se ho bisogno di qualcosa posso contare su questa amicizia.